Ehi là, salve a tutti, sono ThePlayer96, eccomi qui in questo nuovo episodio dove continueremo l'impianto per i motori. Allora, oggi andremo a cercare Lupetrollio. Allora, vediamo, allora. Prima di tutto ci serviranno un bel po' di materiali. Allora, prendiamo due ori e li vendisciamo subito. Ok, poi vediamo se... No, ok. Ho bisogno di un diamante. Guardate, tatankete! Come sapete, il Refined Uranium non è possibile inserirlo nella Transmutation Table. Però, grazie ad una mod e un file che sto configurando io manualmente, sto facendo in modo che ogni strumento e ogni item presente, nel pacchetto sia possibile inserirlo qua dentro. Intanto non so perché ho la chat mode negli altri mondi, la uso quindi. Ok, disabilitiamola. Perfettico. Allora, i raffini d'uranium gli ho messo lo stesso valore dell'uranium ore, quindi non vale di più. Però come vedete il valore è molto alto, infatti noi ce lo scambieremo per dei diamantucci. Solo 6. Solo 6. Beh, dai, vendiamo anche questo, tanto per il momento l'uranio non ci serve. Oh, almeno abbiamo un po' una scorta. Vediamo, c'è ancora un po' di ferro. Ma sì, dai, un po' di carne, legna. Perfetto. Allora, prima di tutto ci servono 8 di oro. 8 di oro. E finiamo l'oro. Vabbè. Allora, dovremmo fare due rotelle. Sì, col legno. Ok. Ce la farò. Facciamo così. Ho cambiato il tappetino del mouse. Sto qua ancora peggio di quell'altro. Allora, facciamole diventare di pietra. Di ferrico. E di oro. Ok. Ora dovremmo farle diventare di diamante. Guardate quanti diamanti se ne vanno via. Perfettico. Allora, depositiamo questi qui che non ci servono, prendiamo due di questi e il vetro, eccitelo qui. Allora, eccitelo qui. Questi qui sono gli item teleport pipe. Adesso vi mostro subito cosa servono. Intanto me ne trasformo due che ci serviranno per trasferire petrolio qui a casa. Poi lasciamo questi che non ci servono per il momento. E vediamo cosa fare. Allora, ci serve un'altra pompa. Ci serve un'altra pompa. Ci serve un'altra pompa. Ok, mi serve la redstone. Ok, se mi ricordo senza guardare la crafting come si fa. È un miracolo. Oh, so che serve il piccone, la redstone, ah, la rotella di ferro. La rotella di ferro. Anche se il ferro ci servirà per fare un altro macchinario che adesso vi mostro, che serve per salvarci Chunk, altrimenti se è troppo lontano il petrolio non ci arriverà mai. Comunque il ferro ce ne abbiamo un po'. Speriamo ci basti. No, dovrebbe essere così, poi non ne sono sicuro. No, infatti ho sbagliato qualcosa. Eccoli qui. Allora, ci serve un tank. Mettiamolo qui. Ed ecco qui la pompa. Ora, ci serve molto legna. Molto legna, molto, molto legno.
ragazzi, oggi non riesco a parlare. Ho esagerato. Oh, questo qui facciamo tutti stecchetti. Ok. Questo qui lo lasciamo qua. Allora, dicevando, stavo. Allora, sì, dobbiamo fare. Cosa dovevamo fare? 4 redstone engine, quindi 2, 4, 6, 8 rotelle. Vediamo se ci riesco. Allora, ci serviranno 4 pistoni, quindi 4 di redstone. Non ho più cobblestone, quindi. Sì che c'ho cobblestone. Oh, ok. Allora, facciamoci i pistoni. Se il mouse mi permette di giocare. Stranamente questa volta l'ho fatto giusto al primo colpo. Allora, 4 di vetro. 4 di vetro, che li mettiamo qui. E sopra altra legna. Ecco i terribili. Poi, ci servono altre 2 torce di redstone. Che facciamo subito. Subitissimamente. Ecchi tra chi. Poi ci serve un tubo normale. Questo qui. Non ne abbiamo più. Vabbè. Ce lo faremo bastare. Allora. Vediamo se ho della stone. Se no, sì, dai. Va bene anche in cobblestone. Il vetro. Il vetrico. Oh, ci facciamo dei tubi in cobblestone. E poi ci servono questi qui. Ce ne servono 8. Eccoteli. Oh, questi qui ci serviranno dopo. Intanto ho bisogno di un altro po' di ferro. Vendiamo un lapislazzulo e vendiamo, ma si sì, dai un po' di silver, vediamo se mi dà il ferrico. Allora, dovremmo costruire questi robichi. Allora, si fanno con tutto il ferro intorno e un lapislazzulo al centro. Ecchitiriti, i teleportator. Questi qui, se piazzati in giro, adesso vi faccio vedere, che ci fa un ragno là? Muori. Ok. Allora, stavo dicendo, se mettiamo uno di questi cosi in giro, adesso io lo metterò qui sottoterra per non farlo vedere. Qua. Ecchi trichi. No, così. E se premiamo F10, se non sbaglio. Che niente, F10 mi apre un collegamento ad Ixtory. Collegamento ad Ixtory. Ok, non so come farvi vedere che funzionano, perché se non sbaglio, adesso andiamo subito a vedere. Ecco, l'F9, noi lo spostiamo con. Ok. No, questo lo spostiamo con ma sì, dai, questo tasto qua. Ok. Ora, se premiamo F12, come vedete, sono apparsi questi robichi. Questi qui indicano i chunk che vengono salvati da questo oggetto. Adesso vediamo se ci prende bene tutta la casa. Perfettico. Ce la prende tutta quanta. Ok, allora adesso devo andare a cercare una pozza di petrolio. Spegniamo questo robo qui. Però è notte. È notte, è notte. Allora, dormiamo.
Ok, eccomi qui. Oh, spero ragazzi che con Dxtory registri bene, perché ogni volta che stoppo il video mi crea un file nuovo. Allora, c'è qualcuno che mi segue. Madonna, questi topi. Cioè, io veramente non so perché li hanno creati. Allora, intanto rimettiamoci l'armatura e depositiamo questo che non ci serve. Poi partiamo subito. Allora, beh, io direi di provare verso la giungla perché non ho più il simbolo casa? Ogni volta mi sparisce. Ok, ora possiamo andare veramente. Allora, vediamo verso la giungla se c'è qualcosa. Intanto un maiale sulla strada che lascerò in vita, ma sì, dai. Aia. Ok, se non ho deserti vicino a... Ah no, l'avevo il deserto, perché ero andato a prendere i cactus, ma non mi ricordo dov'era. Non mi ricordo dove era. Di là c'è la neve. Di là c'è la neve. Ok ragazzi, vado a cercarlo io da solo. Ok ragazzi, ho ritrovato il deserto e guardate qua. Un bel villaggio. Oh, non ricordo se l'avevo già saccheggiato una volta. Perché questa casa è a metà? Perché c'è una piramide in mezzo? Vabbè. A me interessa il fabbro, che se c'è mi fa un favore. No, niente, c'ero già venuto l'altra volta. Allora, vediamo se c'è del petrolio nelle vicinanze. Eccitelo lì. Ho appena arrivato nel deserto, ho già il petrolio. Minecraft non scattare. Ok. Oh, il petrolio l'avevo visto qui. Ma mi butto un attimo per vedere qua se c'è il canale di uscita oppure se finisce qua. Niente, sembra tutto qua. Allora, proverei a vedere l'altra pozza che ho visto lassù, di là. Ok. Perché ne avremo bisogno un bel po' almeno per l'inizio. Aia. Ok, devo smettere di saltare in quel modo. Tanto mi mangio una bella bistecca. Via, serpentici. Niente, anche questa sembra finire qua. Devo ammazzare questi cosi che ogni volta mi uccidono loro. Anche questa pozza sembra vuota. Cioè, ce n'è un'altra di là, ma anche quella sembra avere lo stesso esito. Vabbè, vado a controllare io. Guardate che culo oggi. Ho trovato un altro villaggio con la pozza di petrolio qui di fianco. Ok, vabbè, tutte le pozze di petrolio che ho trovato sono così, quindi direi di farla qui. Oh, chi è? Chi è? Chi è? Oh, aiuto! Madonna, che spavento mi ha fatto prendere. Allora, facciamola, facciamola, facciamola qui. Ma perché ho messo questo cubo che non serve? Allora, ci serve questa qui, questa qui. O mettiamo il teleport tether qua. Ok. Attiviamolo così ci salva il chunk. Dopo ci servono queste qui. Allora, mettiamo la pompa di petrolio qua. Poi togliamo questa. Cominciamo a pizzicare i motori. Sì, ragazzi, questo petrolio non ci basterà. Infatti, appena finisce dovremo già trovarne un'altra. Si sta anche facendo notte. Allora, questo tubo qui serve per teletrasportare i liquidi da una parte all'altra. Oh, noi le mettiamo la frequenza 1 e ci scriviamo petrolio. Add receive, receive, receive. Lasciamo false, cioè non deve ricevere il liquido da quello che abbiamo a casa, ma deve soltanto inviarlo. Allora, mettiamo una torcia qui e
ne mettiamo un'altra qua. Apriamo questo blocco. Ok, vediamo se il tutto le funziona. Dalla mappa non c'è il fabbro, quindi non vado a visitarlo. Vediamo se il liquido esce. Sembra non succedere niente. Ah no, ok. Eccitelo qui. Allora, adesso ovviamente non abbiamo il tubo a casa, quindi tutto il liquido ci rimarrà qui dentro. Quindi torniamo subito a casa. Ok, eccoci ritornati. Allora, avremo bisogno di alcuni tank. Adesso ne metto solo tre, giusto per fare arrivare il liquido, se no va perso. Direi di farlo. Di farlo qui. Ma sì, dai, facciamolo qua. Oh, dovremmo scavare di due. Qui mettiamo il tubo con la frequenza 1. Adesso, ma sì, dai, metto subito la frequenza così, se no poi mettiamo questo. Guardate che il petrolio arriva. Tatanchete. Ok, adesso devo velocemente costruire altri tank e un balance pipe. Quindi armiamoci di vetro, che ne ho poco. Ne ho poco. Escono solo tre tank. Oh, vediamo se. Okay, ne ho dimenticato di fare uno. Non ricordo se avevo già modificato il file per fargli imparare il tank. Perfettico, perfettico. Oh, vendiamo un ferro. Ci prendiamo un po' di tank. Oh. Poi ovviamente alzerò un po' il tetto perché, come ho detto l'altra volta, è troppo basso. Oh, balance pipe ci serve, ci serve, ci serve. Due tubi di legno con questo qui, no, con questi. Oh, lasciamo ciò che non ci serve. Questo via, via. Via. Dove sono? Qua. Qui dentro il vetro che non serve. Questi tubi via. Rifacciamo velocemente questa roba qui. Non so sinceramente da quanto registro, quindi giusto, mi serve anche un redstone engine. Redstone engine, quindi questo e il resto tutto. Lo facciamo velocemente. Sicuramente ho invertito il ferro e la redstone. No, che è strano. Allora, due rotelle di legno. E poi dovrei averle anche già fatto imparare le. Ah no, perché gli item. Ok, devo finire il file di configurazione per fare andare tutto. Perché se guardate nella nuova LukeCraft, quella che ha lasciato Luke 4316, appena ieri sera, il file di configurazione è quello che ho creato io. Quindi è una cosa veramente utile. Ok, balance pipe. Allora, mettiamo questo qui. E dobbiamo farci un bel po', ma un bel po' di tubi. Ne abbiamo solo 12, non li avevo fatti imparare ancora. No. Colorante verde non ne ho. Speriamo di. Ok, però posso prendermi questi. Oh, vendiamo un po' di tank, sì, dai. Prendiamoci un po' di coloranti. Abbiamo bisogno di un bel po' di tubi. Oh, velocemente prendiamoci questi. Ne facciamo solo uno di vetro. Ok, direi che
possono bastare. Sì, ok, ho piazzato il tubo. Allora, questo qui, 1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3, 4. Vediamo quanti ce ne escono. Troppi. Non so perché a volte non va shift, è una cosa veramente che mi dà fastidio. E vediamo se riesco a portarli il petrolio al motore. Poi ovviamente sistemerò adesso, faccio tutto così scoperto. Perfetto. Perfetto, niente perché non parte. Proviamo a vedere dal sotto. Niente, c'è il solito problema che serve il tubo di legno, non so per quale motivo. Prima funzionava anche così. Quindi. Scusate se non ho fatto video per questi giorni, ma ultimamente sono un po' impegnato e non riesco. Quindi direi che da The Player 96 è tutto. Ciao a tutti.